libertà, di necessità, ma anche di sogni. Platone metteva la bellezza dopo la salute e prima della fortuna. Saffo diceva che la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Il grande chirurgo plastico Ivo Pitanghi diceva che non è possibile definire la bellezza, ma bisogna imparare a percepirla quando c'è. Forse la più grande definizione della bellezza l'ha data Ugo Foscolo, quando afferma che la bellezza è tutto ciò che provoca emozione. Sì, ma anche la bruttezza è una parte di bellezza. Il grande biblista Don Dino Liberatori diceva che non è peccato essere belli, è peccato essere brutti, perché la bruttezza è la bellezza non realizzata. Ma non si tratta di una bellezza estetica, si tratta di molto di più, una bellezza che ha una caratteristica universale, una bellezza che ha la capacità di irradiare e compiere ogni lavoro e di realizzare ogni pensiero, ogni sogno. Ma la bellezza non è solamente chirurgia plastica, non è solamente protesi mammarie o lifting del volto, è molto di più. Ma andiamo a scoprirlo in questo nostro viaggio, cominciando proprio dalla chirurgia plastica. Spesso quando si parla di chirurgia plastica si confonde questo termine con quella che è la chirurgia estetica. In effetti la chirurgia plastica è molto molto di più, perché la chirurgia estetica è solamente un sottinsieme, una piccola parte della chirurgia plastica. La chirurgia plastica infatti si occupa di assicurare le ricostruzioni quando ci sono delle grosse perdite di sostanza, soprattutto in caso di traumi, per esempio, e questo è un grande capitolo della chirurgia plastica, in caso di ustioni. Le ustioni infatti sono tipicamente una problematica che ricade nell'ambito dei trattamenti che vengono poi assicurati dal chirurgo plastico. Le malformazioni sono un altro grosso capitolo che interessa la chirurgia plastica. E poi c'è anche l'estetica, ma non solo l'estetica, anche la traumatologia. Infatti molto spesso, anzi sempre più spesso, la chirurgia plastica, il chirurgo plastico è chiamato a intervenire laddove esistono problemi anche molto gravi relativi a traumi, a grossi traumi. Uno degli aspetti più importanti della chirurgia plastica è la cura delle dismorfofobie, le persone che soffrono perché non si riconoscono nel proprio corpo e nel proprio aspetto esteriore. Ma cosa sono? Quali sono gli aspetti più importanti sociali e psicologici? La dismorfofobia è un disturbo della personalità, che fa parte dei disturbi somatoformi, che in sostanza consiste in una paura, spesso smisurata, di avere una forma corporea distorta. Questa idea si può concentrare sul corpo nella sua interezza oppure su una parte del corpo in particolare, che si ritiene sia inadeguata, abbia una forma sbagliata, quindi può essere un eccesso di adipe, per esempio, può essere un naso che non piace, possono essere gli occhi troppo piccoli o troppo grandi. In realtà si tratta di una conversione, cioè le persone che ne soffrono in realtà sfogano in questo tipo di problema delle dinamiche che invece sono dinamiche relazionali, familiari e così via. Però si tratta di un disturbo molto profondo e anche molto complesso, perché può sfociare, cioè può essere spesso l'anticamera di disturbi ben più gravi, come per esempio uno stress emozionale, comportamenti fobici ossessivi fino alla bulimia o all'anoressia, idee in qualche caso suicidarie fino al disturbo borderline, fobia sociale e naturalmente, questa è la cosa che io vedo più spesso, problemi di coppia, perché naturalmente il pensiero di sentirsi inadeguati crea l'aspettativa che il partner stesso ti possa rifiutare in virtù di questa forma inadeguata. Molto spesso il chirurgo plastico è chiamato ad intervenire su pazienti che lamentano delle vere e proprie dismorfofobie. In effetti molto spesso
il paziente non se ne rende conto, il chirurgo plastico stesso, che con un pizzico di abilità dal punto di vista del sondaggio psicologico, riesce a capire che il paziente che ha di fronte soffre effettivamente di una dismorfofobia. Questo quando è che si verifica? Si verifica quando tutto sommato l'inestetismo non è particolarmente grave e tuttavia viene percepito come un qualcosa di veramente insopportabile da parte del paziente. Pertanto il chirurgo plastico è tenuto a sondare in un certo senso anche quella che è la psicologia dei pazienti, perché molto molto spesso, altrimenti si può fraintendere quello che è il reale desiderio del paziente e provvedere a una soluzione che in effetti non è quella più giusta. Il valore delle aspettative è estremamente significativo nella relazione tra paziente e chirurgo estetico, perché dietro al disturbo dismorfofobico c'è una problematica esistenziale, una scarsa autostima, tanto per iniziare, che spesso dipende da un rapporto malato con il genitore del sesso opposto. Quindi essersi sentiti rifiutati per le donne dal padre e viceversa, per cui si cerca nel cambiare una forma del corpo di ritrovare quella serenità che magari non si è mai posseduta. Per cui si arriva all'intervento con delle aspettative eccessive, ma soprattutto cambiando la parte finale, cioè intervenendo sull'effetto della fobia, ma non sulla causa. Per cui che cosa succede? Che magari cambia la forma del naso o con una liposuzione cambia la forma delle gambe, ma rimane il vuoto interiore, rimane la sensazione di inadeguatezza, di non accettazione interiore. Per questo sarebbe molto importante che ancora prima degli interventi si analizzasse bene quali sono le problematiche della persona che abbiamo davanti, quali sono le cause che l'hanno portata o l'hanno portato dal chirurgo, perché ovviamente se è facile intervenire nel corpo in poco tempo, molto più difficile in realtà è sanare una ferita che magari ci si porta dietro da tempo. Questo è molto importante anche poi ai fini di un intervento psicoterapeutico, perché non tutti i tipi di interventi vanno bene e bisogna scegliere l'intervento psicoterapeutico più adatto. Quando si parla di salute, di bellezza, di dignità della persona umana, in questo caso della donna, quando si parla di salute e bellezza spesso si entra in patologie serie come i tumori al seno. E nel tumore al seno cambiano i contorni. Le sensazioni e le emozioni degli operatori e dei pazienti sono completamente diverse. Il tumore al seno costituisce per la donna un'esperienza drammatica e complessa, che la coinvolge a 360 gradi. Non è soltanto infatti la paura di una malattia grave e potenzialmente letale, quale è appunto quella del tumore al seno, che peraltro fortunatamente negli ultimi tempi è una malattia sempre più curabile, a patto che la si prenda nelle fasi più iniziali. Ma c'è anche un altro tipo di problema, e cioè il disagio che la donna percepisce a causa dell'amputazione, cioè a causa dell'intervento che molto spesso, ancora troppo spesso, è un intervento demolitivo. Si può dire sicuramente che una donna soffre di più per l'asportazione di una mammella rispetto a quanto potrebbe soffrire per un'asportazione dell'utero. Perché? Perché oltre all'asportazione di un organo, qui c'è anche un cambio di quello che è proprio il suo schema corporeo. L'asportazione è evidente ed è un qualcosa che rimarrà poi per sempre evidente e con cui la donna dovrà necessariamente convivere. Ecco che la chirurgia plastica, insieme alla senologia, è sicuramente una di quelle branche che costituiscono un punto cardine nel trattamento di questo tipo di patologia altamente invalidante. Ma quando si parla di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, si parla anche di medicina rigenerativa, che è una grande finestra aperta nella medicina del futuro.
La medicina rigenerativa è di fatto un nuovo capitolo della chirurgia plastica e ricostruttiva. Basti solo pensare che ultimamente, l'anno scorso per la precisione, la Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica ha praticamente cambiato il suo nome in Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva e Rigenerativa ed Estetica. Qual è l'obiettivo finale che ci si propone? L'obiettivo è sicuramente una sfida importante, cioè quella di riuscire, grazie alla bioingegneria, a ricostituire i tessuti che sono stati persi. Quindi non semplicemente e non solo a trapiantare tessuti, ma addirittura a creare le condizioni localmente per favorire una rigenerazione dello stesso tessuto che è stato perso. Salute e bellezza vanno di pari passo per aiutare la realizzazione del sé, la gioia, la felicità delle persone, ma anche per migliorare la salute oltre all'estetica. E spesso la bellezza è proprio un segno, un campanello che aiuta a scoprire delle patologie, magari delle patologie iniziali che diventeranno patologie importanti. Andiamo a vedere un settore particolare nel mondo della dermatologia e vediamo come con l'estetica si può spesso favorire la salute e sconfiggere le malattie. Le cheratosi attiniche sono delle manifestazioni molto comuni, oltre 50 anni nella popolazione caucasica. Noi siamo persone con la pelle chiara, a volte molto chiara, e spesso con gli occhi chiari. La nostra reazione al sole è variabile, ma non sono rari i casi fra di noi di uomini e donne che si arrossano al sole ma non si abbronzano in maniera completa e definitiva, producendo la cosiddetta eumelanina. Ebbene, tutti noi siamo sottoposti, soggetti, inclinati ad avere le cheratosi attiniche, a sviluppare le cheratosi attiniche dopo i 50 anni. Che cosa sono? Sono delle piccole lesioni che inizialmente si sentono con il tatto, biancastre, dure, specialmente sul naso, sulla fronte, sulla testa, sui padiglioni auricolari. Queste lesioni biancastre sono già un piccolo carcinoma squamocellulare in situ e sono brutte perché sono un simbolo, un marchio della anzianità, della vecchiaia, del tempo che passa. Ebbene, tutte le tecniche, dai peeling, i laser, le terapie fotodinamiche, specialmente le terapie fotodinamiche, che spazzano via questi carcinomi squamocellulari in situ, dandoci la possibilità di uscire da un tumore, di prevenire un cancro della pelle, ebbene, queste sono tutte terapie di natura estetica, le quali hanno un profondo significato di prevenzione oncologica. Devo dire che la bellezza questa volta fa rima con salvezza. La bellezza, il toglierci queste manifestazioni degli anni, dell'eccessiva esposizione al sole, che si accompagnano alle macchie solari o macchie senili, come si chiamava una volta, è il primo e il più importante dei modi per avere una pelle sana. Quindi ricordiamoci sempre che la medicina estetica non è solo e unicamente deputata a renderci più belli. In molti casi, e in questo in particolare, ha un ruolo fondamentale nel rendere la nostra pelle sana e immune dai tumori più comuni del genere umano. Quando si parla di salute e di bellezza, spesso ci si imbatte con il tessuto adiposo, con il sovrappeso, con l'obesità.
sono delle alterazioni del corpo che portano delle patologie importanti, come la sindrome metabolica, ma lo vedremo nella prossima sessione. A domani.